Siamo qui e con molto piacere per installare la prima Ipazia. Il significato di quest'opera in questa città, in questo quartiere, in questa piazza. Allora, parliamo sicuramente di un momento di grande sensibilizzazione. Sono stato convocato, diciamo così, qualche giorno fa per presidiare in questa iniziativa. Abbiamo una seduta altamente sensibile che in qualche modo mette in evidenza le famose malattie invisibili del mondo femminile. Io sono qui in rappresentanza della nostra amministrazione comunale. Sono Marisa Santopietro, la designer dell'ideazione di questa panca multifunzione. Questo manufatto vuole sensibilizzare la comunità per le malattie invisibili, e questo è il messaggio che l'associazione Potenza Città per le Donne vuole dare a questo manufatto, che non vuole essere soltanto un'opera d'arte, perché non lo è, ma è proprio un vero e proprio arredo urbanistico. Presidente dell'associazione Piazza Albino Pierro Macchiagiocoli. Siamo ben lieti di ospitare queste iniziative a favore delle donne, visto che ricade anche nel mese della prevenzione. Ed è bello anche il segnale che diamo, perché è stata messa al centro della piazza quest'opera per sottolineare l'importanza di tutto quello che riguarda la disabilità e anche la prevenzione per le donne, insomma.